Burloni, alla fine è successo, sono diventato un vampiro, me l'avevate già detto nello scorso episodio che avendo quell'effetto mi sarei trasformato in un vampiro ed eccomi qua, vampiro di livello 1, perché qualcuno di voi mi ha già spiegato un bel po' di cose e diciamo che tramite i vostri commenti mi diletterò nel portarmi avanti in questa avventura da vampiro. Ad ogni modo ragazzi, siccome sapete che io vi voglio sempre tenere aggiornati su tutto quello che succede nella mia vita, vi voglio dire che se in questi giorni vedrete che non usciranno i soliti video, cioè due video al giorno e il video su Marci Games, è perché non mi sento molto bene. Ieri sera, ieri pomeriggio in realtà, che era domenica 19, ho iniziato a sentirmi un pochettino male ed ero veramente senza forze. Io tendenzialmente registro sempre i video del lunedì la domenica. Cosa è successo? Che ho fatto un tampone rapido, che è qua, questo qua, adesso non si è visto ma l'ho fatto ieri sera, era negativo. Ma stamattina, siccome non stavo ancora molto bene, ho deciso lo stesso di chiamare la dottoressa e di fare un tampone molecolare che mi faranno nei prossimi giorni. Vi terrò aggiornati, seguitemi su Instagram se volete degli aggiornamenti più in tempo reale. E niente, adesso iniziamo subito. Allora, vetro preso, dobbiamo fare subitissimo delle bottigliette perché mi avete detto che io devo tendenzialmente diventare un vero e proprio vampiro e quindi devo farmi le boccettine di sangue. Cos'è sto rumore? Non ho capito. Ma io ti posso mangiare? Ma io ti posso bere? Io voglio bere il cane, raga. Ho appena bevuto il cane. Ciao cane, ti ho bevuto e sto riempiendo le bocce. Ah, è morto, no! No! Il mio vero cane è questo qua, ragazzi, state tranquilli. Comunque c'è un observer in casa mia. Signor observer, lei dov'è? No, perché mi sta dando particolarmente fastidio a vedere il suo effetto in alto a destra. Sono osservato. Va bene, va bene. Comunque ho una bottiglietta di sangue e a me conviene adesso. A parte che devo guardare il regalo di Nico che mi avete detto negli scorsi video. Marci, ma il regalo di Nico non l'hai aperto! Eccolo qua! Abbiamo un piccone di burloni che è tecnicamente identico al mio. È identico al mio, ma si chiama il piccone dei burloni. Quindi per adesso lasciamo questo qua e ci prendiamo il regalo di Nico! Su! Che io sappia, ragazzi, c'è anche un bioma dei vampiri. Peraltro qua ho letto tutti i vostri commenti. Nei prossimi episodi vedrete che cosa si farà. Ma veramente tante cose carine vi sono venute in mente. Quindi continuate a consigliarmi. E soprattutto, ragazzi, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Perché, insomma, non si può non essere iscritti al mio canale. Voglio andare da questa parte perché tecnicamente è la parte meno esplorata. E vediamo un pochettino se troviamo il bioma, tecnicamente, dei vampiri. Sarebbe molto interessante come cosa, ma moltissimo interessante. Io di qua non ricordo minimamente di essere mai andato. O meglio, mi sa che era stato nascosto qualcosa dal Big Ladro e qua c'era un mio animale. Può essere come cosa, ragazzi? Ok, lì c'è della terraferma. E già potrebbe essere una cosa positiva. Salve, sono Marci. Guarda qua, c'è un portalito. Non lo ricordavo il portalito. Bello il portalito, molto bello il portalito. Ok, let's go. Let's go, ragazzi. Vampire Orchid. Qua dovrebbero essere tutti dei vampiri, in teoria. Ma salve! Cosa mi combini? Mi scusi, Io se lo uccido. Perché secondo me lei mi dà fastidio. Allora, molto carino questo bioma, ma è veramente super scuro, ragazzi. Non si capisce niente. Guardate, ci sono... No, vabbè, tutti... Perché c'è un observer? Observer, salve. Allora, qua ci sono le mucche infette. Mi piace. Qua c'è un nostro amico. Salve, salve. Devo mangiare. Devo mangiare un attimino. Grazie mille. Molto bene. Molto bene. Però io come faccio a prendere il sangue da queste cose qua? Non c'è un modo per prendere il sangue in questo bioma tipo così? Ah, ma questa è acqua. Mi dà l'acqua, mi dà. Non è sangue. Dai, raga, ma questo non è sangue. Ma diamine. Dovrebbe essere sangue, ma non è sangue. Va bene, io tornerei a casa perché tanto questo bioma è tecnicamente vicino a casa. Quindi per cui, tu sei buono? Io per sicurezza ti ammazzo. Oh, toglie un botto, raga. Cosa mi ha dato? Vampire Fang. You are already a vampire. Ok. Ah, era per diventare effettivamente un vampiro. Bello. Voi non mi fate niente, no, perché siamo tutti amici vampiri. Molto bene. Che cos'è sta roba? Ma che cavolo sto vedendo? Signor Scheletro, cosa che ha in mano lei? Non ho capito. Vabbè, bello questo bioma, ma è arrivato il momento di andare a craftarsi un po' di cose per, diciamo, potenziare il nostro vampiretto. Peraltro, ragazzi, questo legno qua secondo me è strabello. Io un pochettino, dimmi che... Ah, è spruce. Bloody spruce. È semplicemente un pochettino più rosso il log vero e proprio.
Va bene, va bene, va bene. Piccoli animali, ho bisogno di voi! Salve, 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 salve! Dove siete? Oh, ma non ci sono animali in giro? Devo fare diventare vampiri anche loro, eh? Aspetta un attimino. Oh, questo qui potrebbe essere buono. Salve. Non posso farlo diventare cattivo lui, no. Solo gli animali. Questa cosa not bella, raga, not bella. Questo gattino in teoria posso, tipo, succhiargli un po' di sangue. Te ne ho succhiato un pochettino. Tu dovresti diventare un vampiro adesso, vero? Signor. Allora, in teoria però qua il signor Marco ha una bellissima farm di mucche che non ci sono più. Molto bene, ragazzi. Non abbiamo animali da cui prendere sangue. Evviva! Evviva! Che bello! Non vedevo l'ora, porca miseria. Ma perché ho tutti questi effetti positivi, strength e cose varie? What? Bello il pupazzo di neve! Pupazzo di neve! Muore, pupazzo di neve. Cosa mi hai dato? No, quello non lo voglio più vedere, ma manco proprio a... Oh, ma ci sono i villager! Raga, i villager! Non erano morti i villager? Scusatemi un attimino. Signore? Salve, 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 salve. Oh, come va? Devo mangiare un po' di sangue. Scusi, sto bevendo un po' del suo sangue. Ok, adesso se no muore. Vediamo un pochettino se date posso prendere qualcosa. Vedete che c'è la roba in alto che ti fa capire quando sta per morire. Ok, siamo full di sangue. Però vorrei magari prendermi un pochettino di sangue in più per portarmi le boccettine in giro. Quindi ci sono degli animaletti qua. Vediamo se questo qui posso mangiarlo. Ok, sì, ma quanto ne posso prendere da questa signora mucca? Salve, signora mucca, salve! Ok, qua c'è un'altra. Boom, uno, dos, tres. Come stai, signora mucca? Adesso diventa vampiro anche lei, non ho capito. Abbiamo già due boccette belle piene, ragazzi, non male come cosa. Ma solo due villager ci sono, non ho capito, raga. Ah, qua c'è un altro. Ma che strana sta porta, ogni volta che la vedo mi fa proprio strano. Bene, bene, proviamo a ucciderlo questo qua, vediamo cosa succede. Dovrebbe morire così, giusto? Ah, non ho capito, raga, cosa fa. Ah, perché riempie tutte le bottiglie. Ma che storia. Va bene, va bene, va bene. Bene, torniamo su a casa che dobbiamo craftare un po' di cose, raga, eh? Ah, no, si trasforma. Se faccio così si trasforma. Che figata. Bene, bene, molto bene. Ok, abbiamo un bel po' di sangue. Ciao, mucca. È proprio una bella mucca lei, eh. Allora, partiamo creando l'altare che ci servirà per salire di livello, ragazzi. Mi serve una boccettina vuota, quindi di conseguenza a sto punto ne bevo un pochettino di questa qua. No, ragazzi, non ho la boccettina vuota, non ci posso credere. Vabbè, ho un pochettino di vetro, va benissimo anche questo. Io riempirei, ce l'abbiamo una cesta, ok, riempiamo questa con del vetro, molto bene. Andiamo a fare, abbiamo tutto, ragazzi, quello che ci serve. Dobbiamo fare una boccettina, molto tranquilla, facciamo così. Poi ci mettiamo il ferro sotto e il vetro sopra. Adesso non ricordo se il vetro deve essere di qualche colore strano. No. Altar of Inspiration, ragazzi. Io lo farei sotto, non lo farei sopra. O meglio, non lo farei in casa, ecco. Lo farei tipo giù da qualche parte. Lo farei tipo... Non so, farei tipo qua, ragazzi. Che ne dite? Qua ci potrebbe stare. È una bella zona questa qua. Quanto sangue ci vuole? Ma tantissimo ce ne vuole, ragazzi. Ma proprio tantissimo. Ma proprio tanto, 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 raga. È interessante questa cosa. Forse potrei... No, signor Luca no, magari. Oh, ciao. Come stai? Tutto bene? Dai, tutto bene. Sì, dai, esci che ti mangio. Ti mangio, ti mangio. Prendiamo un po' di sangue di Susina. Grazie mille, Susina. Molto gentile. Lei è molto gentile, signora Susina. Veramente molto gentile. Allora, le farm degli altri sono utili per me, ragazzi, perché almeno io... Cioè, ci vuole veramente poco così, raga. Con le farm, con tutti gli animali, ci vuole veramente pochissimo. Però penso che neanche queste qui possano bastare. Quindi andiamo così. Basta, non riusciamo a farne nient'altro. Va bene, va bene. Allora, mi ero ricordato che c'è anche la farm di Nico. Ciao, Nico, come stai? Tutto bene? No, guarda, ti posso spiegare, eh. Posso spiegare. Posso assolutamente... Ah, questa qua diventa... vorrei far diventare... Ok. Quella lì è buona. Raga, sto facendo diventare tutte le farm di tutti tipo vampiri.
Ciao pecore. Allora, il targa. Ah, questi qui sono i suoi fan, ragazzi, eh. Fan, state praticamente, mi state praticamente aiutando a fare tutto il sangue che mi serve. Non mi chiedete perché, ma ho perso una bottiglietta. Non ce ne avevo 6, adesso ne ho 5. Non ne ho la più pallida idea per quale motivo, ma per sbaglio ho fatto diventare una vampira. Ma noi siamo contenti perché noi tecnicamente da vampiri dovremmo essere cattivi, giusto? Cioè, se siamo vampiri siamo cattivi e di conseguenza dovremmo far diventare tutti vampiri, giusto? Mi sembra che sia così che funzioni. Comunque, allora, adesso voglio fare questo altare, finire tutto l'altare e fare il livello 1, ragazzi. Vediamo un po' se ci riusciamo oggi. Non è detto che ci riesca, ci voglio provare però. Ok, 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 ok. E ok. È già pieno al massimo, ragazzi. Wow. Vediamo se ha funzionato. Su! Siamo diventati vampiri di livello 2. Leggete qua sotto, c'è un 2. Fantastica questa cosa, ragazzi, fantastica. In realtà io posso anche riempirlo ancora di più. E mi sa che possiamo fare già il livello 3 in qualche modo. Vado a riempire ancora un pochettino. Tanto ci sono anche le farm di bella faccia. Interessante, molto interessante. Salve, mi ero dimenticato di voi. Come state? Tutto bene? No, vabbè, no, vabbè. Perché comunque, cioè, la situazione è quella che è. È quella che è, la situazione è quella che è. Molto bene, molto bene. Io sto cercando di riempire tutte queste cose qua. Mi sa che possiamo già fare il livello 2, ragazzi, eh. Allora, cerchiamo di non uccidere queste qua. Facciamole diventare al limite di essere vampire, ma non vampire del tutto. Ciao, signora pecora viola. Sì, anche lei so che è molto contenta. Dai, te diventi vampira. No, è morta. È morta. È successo quello che non doveva succedere. È successo quello che non doveva succedere, ma a noi va bene così. E riempiamo le borracce, che forse è meglio. Molto bene, molto bene, molto bene. Vediamo un pochettino cosa posso fare qui. Vediamo se riesco a fare già il livello 3. Mi sa di no, ragazzi, eh. Mi sa di no. Oh sì, invece sì. Vediamo cosa succede. Stuk! 4 cuori! Cos'è che abbiamo adesso? Abbiamo una regeneration, giusto? In teoria io posso vederlo da qui che cosa ho da fare. Appearance menu, no? Ce l'ho da qui che posso vedere le cose. Skill screen. Night vision l'abbiamo unlockata. Vedete che adesso c'ho la night vision, quella bella, bella, bella. Poi abbiamo la regeneration, fantastico. E ora possiamo diventare un... No, ragazzi! Nel prossimo episodio mi potrò trasformare... in un pipistrello. Quindi la bara la facciamo nel prossimo episodio. Adesso io vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao.